Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono come al solito il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Oggi finalmente è una bella giornata di sole. Devo dire che il tempo quest'anno è un po' diverso rispetto a quello dei 2 anni, dei primi 2 anni. I primi 2 anni era sempre assolato, pioveva qualche volta la notte, mai visto stagione delle piogge, dove piove, 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 niente. I primi 2 anni sono stati anni fantastici, infatti se ascoltate le registrazioni dei miei interventi, caricati sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube, io parlo sempre di questo tempo fantastico, bellissimo, con questa brezza fresca. In effetti è cambiato, mi dicono che è un anno tipo bisestile, questo qui in Tanzania. È piovuto tantissimo quest'anno ed è fresco. Addirittura la mattina mi sveglio e ci sono 20, 21 gradi, 22, proprio con questa brezza fresca. Addirittura serve anche la maglia, ecco, diciamo così. Poi piove un pochino di più, però nell'insieme, insomma, la stagione è sempre fantastica. Immaginate che qui non ci sono. Si parlava dei problemi che avete avuto in questi giorni, no? Per via del clima in Italia, che pioveva sti metalli, pioveva sporco, non si capiva che cos'era, no? Immaginate che qui è sempre, non ci sono scie chimiche, qui non piovono metalli, non piove niente, quando piove acqua e basta. Sotto questo punto di vista si vive, diciamo così, ancora in un ambiente completamente naturale. Questo è il grande vantaggio, dal mio punto di vista, di vivere probabilmente in Africa o in tante zone che sono un pochino fuori, no? Da tutta la confusione, il grande processo di cambiamento che il World Economic Forum e Co. hanno iniziato circa 20 anni fa in Europa. Allora, oggi è una giornata, direi, speciale, nel senso che non sarò io a fare il solito intervento, ma ho invitato Claudia Brandoni, con la quale sono stato in contatto ormai da più di 2 anni fa, perché con il suo ragazzo volevano venire a trovarmi qua in Tanzania per il piano B, il famoso piano B, e poi insomma per tutta una serie di ragioni. Sono mai venute, ma sono mai venute, ma però siamo rimasti in contatto. Lei recentemente ha iniziato a collaborare con un'azienda che mi piace molto, se no non sarebbe qua a parlarne. E quindi adesso oggi partecipa per la prima volta insomma, a questo breve incontro di oggi. Ecco, però sono convinto, insomma, che stiamo cercando di far di tutto per iniziare una collaborazione insieme per diverse ragioni. Vediamole brevemente. La prima è che molte persone obiettano all'azienda tedesca con la quale ormai collaboro da circa 3 anni, che insomma, ma questo oro dov'è? Non si vede, dov'è stoccato, no? Non si può toccare con le mani, insomma, non. Insomma, c'è tutta questa. Che è legittimo, intendiamoci, perché io sarei il primo, e sono stato il primo a sollevare questa questione. Mi ricordo 3 anni fa, o quattro, quasi quattro, quando abbiamo aperto il conto con il dottor Manca, che a proposito oggi si scusa, ma come da accordi, ecco, non sarà presente tutti i sabati, perché purtroppo c'è un conflitto. Quando sarà presente, quando può essere presente, sarà presente. Dunque. È a disposizione il dottor Manca per le solite procedure e qualsiasi tipo di necessità i nostri amici abbiano bisogno. Ecco, primo punto, oro fisico. Secondo punto, stoccaggio in Svizzera. Stoccaggio in Svizzera, uno può dire sì, può trovare stoccaggio, sono delle aziende che fanno tutte queste belle operazioni, per esempio nella Svizzera tedesca. Ma noi siamo italiani, purtroppo la maggior parte di voi non parlate l'inglese, avete il limite della lingua, io mi devo mettere nel mezzo, diventa troppo complicato. E gira e rigira ho scoperto che loro hanno questa raffineria originariamente, è un'azienda svizzera, che poi ha appunto acquistato un banco metalli in Italia, ma lascerò a
Claudia proprio il compito di spiegare tutta la loro storia. Ecco, quindi quando io ho pensato a questa cosa e mi ritorna questa cosa che molte persone vogliono comprare loro lingottini, una cosa e quell'altra, ma no, non voglio andare in Germania, ma no, vogliono la pappa fritta, no? La pappa fatta, scusate, come si dice. E io collaboravo già con un'altra azienda, però purtroppo con quest'altra azienda, per tutta una serie di ragioni, non siamo mai effettivamente partiti. E allora ho pensato a Claudia, abbiamo parlato e loro hanno subito, immediatamente, dimostrato interesse a collaborare con me e quindi hanno anche loro una visione, no? A mente aperta. Delle cose, perché il problema più grosso, io ho provato anche con altre aziende, ve l'ho anche menzionata in passato. Il problema più grosso è che in Italia noi abbiamo questa idea che abbiamo il nostro giardinetto verde e che ci possiamo camminare soltanto noi. Qualsiasi altro ospite che venga, no, per carità, poi viene qui curiosa, come posso dire? Ci ruba i clienti, ci ruba i segreti. Cioè abbiamo questa mentalità molto provinciale, che se uno ha un minimo di esperienza internazionale, soprattutto in America, si rende conto che non esistono quasi queste cose. Perché due persone, due o tre persone, poi lì vanno avanti al lobby, no? Quindi immaginatevi, si mettono a un certo punto tutti a sedere, mettono ognuno la propria parte e fanno pressioni. Sui rappresentanti, parlamentari, senatori a Washington per farti passare le leggi che poi gli fanno comodo. Ecco, questa cosa qui dimostra, non è che a me piacciono queste cose, perché comunque non dovrebbe funzionare così. Però per darvi un'idea, siamo da un estremo all'altro. Quindi quando ho avuto la possibilità di intanto cominciare a contattarli, parlare, ho parlato anche con il direttore commerciale, stato molto cortese, proprio di mente aperta. Naturalmente, insomma, diciamo che ho capito subito che c'erano le basi per poter lavorare insomma, in sintonia con quello che si deve fare. Abbiamo parlato dell'importanza del marketing strategico, anche loro hanno impostato l'azienda grosso modo su un principio equivalente, un principio semplice, perché è logico che poi alla fin fine bisogna essere tutti contenti, no? È logico, dovete essere contenti voi, chi acquista, dobbiamo essere contenti noi come intermediari e deve essere contenta anche l'azienda, perché l'azienda ovviamente alla fine dell'anno deve guardare il bilancio, deve guardare il capitolo, perché se no che si fa? Ecco, però siamo effettivamente, come dicono gli americani, sulla stessa pagina. Ecco, ora io non mi voglio dilungare troppo, però vi ho detto queste cose qui che sono la ragione per la quale, no, poi ho invitato Claudia. Dopodiché, una volta che Claudia, abbiamo finito tutta la procedura, no? Dopodiché poi sarete voi, no? A decidere se volete optare per un'azienda o per optare per l'altra. Ecco, questo in completa onestà intellettuale, in completa chiarezza, cercando, per quello che mi riguarda, di essere più chiaro possibile, perché io purtroppo il grigiore, i grigi, cioè una cosa che si dice in una maniera che poi invece quell'altra, tipica nostra italiana, che non si riesce mai a, non è solo italiana, però diciamo un certo modo di pensare a me non mi piace, mi dà noia, mi crea stress e sapete, chi mi segue sa quante battaglie ci devo sempre mettere la faccia io perché purtroppo non ce la vuole mettere nessuno. Sto facendo adesso anche con l'azienda tedesca per cercare di far correggere certe cose. E poi passo io per il rompiscatole. In effetti si sta, quando si dicono le cose con poca chiarezza, alla fin fine si perde soldi. Quindi non è solo una mania mia, è una maniera di pensare che deve assolutamente essere corretta anche dal punto di vista produttivo, perché altrimenti risulta in una perdita di tempo, una perdita di soldi, oltre che della faccia. Vabbè. Benissimo, mi fermo qui.
Prego, Claudia, prenditi tutto il tempo che ritieni necessario. Grazie Massimo, intanto ti ringrazio molto per la fiducia e per questa opportunità di stare qualche minuto con voi, perché Massimo, io e Ferdinando che è qui presente, l'abbiamo conosciuto, come vi ha già anticipato, 2 anni fa, in mezzo alla pandemia, diciamo così, nel momento della paura, perché poi abbiamo attraversato tutti, quindi stavamo seriamente valutando la possibilità di trasferirci in Tanzania, stavamo cercando un modo per salvarci, diciamo così. Quindi abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo, persona splendida, grande anima sotto tutti i punti di vista, oltre che un professionista, veramente una persona illuminata. Ecco, adesso non per fare troppi complimenti, ma è quello che pensiamo. Ho detto in modo nitido, come piace a me, Massimo, io sono come te, il grigio per me non c'è. Per cui abbiamo avuto vari scambi, poi per motivi familiari, avendo ancora i genitori anziani in vita e insomma non ce la siamo sentita di lasciarli, abbiamo deciso per il momento di soprassedere a questo trasferimento. E sempre 2 anni fa, faccio una premessa, vi chiedo scusa, io sono di Ancona e ho fatto la direttrice di banca, ho lavorato 26 anni in banca, di cui 15 come titolare di filiale e fra poco festeggio il 6º anno di dimissioni. Ho dato le dimissioni per ragioni etiche, perché credo fermamente che nella vita ci sia necessità di coerenza. E siccome lì era veramente un inferno, ero una serva a servizio, scusate la ripetizione, di una banca impietosa che mi imponeva e mi violentava, tra virgolette, di vendere prodotti che io sapevo bene che non erano a vantaggio delle persone. Questa cosa per un po' l'ho accettata, ma poi a un certo punto ho detto che non potevo più continuare perché era proprio un problema morale con me stessa. E per cui ho detto non ce la faccio, non ce la faccio, anche perché poi le persone si fidano di me, quindi trovo che il prezzo da pagare era troppo alto. Per cui ho deciso di dare le dimissioni. Nel frattempo avevo sviluppato un piano B, veramente straordinario nel settore del network marketing, che porto avanti tuttora perché è fatto di etica, di cooperazione vera e di valori, quindi quelli in cui credo, e quindi ho potuto dare le dimissioni e questa è stata una seconda rinascita per me. E quindi a questo punto, nel momento in cui poi non era più possibile accedere alle banche se non eri punturato, no? Ricordiamo bene queste cose perché noi perdoniamo, ma non dimentichiamo, ovviamente. Mi sono resa conto, ci siamo resi conto che non potevamo tenere i nostri risparmi in banca, perché siccome quella era una prova generale, ritrovarci in quelle stesse condizioni, sapendo poi di affidare, il nostro denaro, i risparmi di una vita a delle entità, chiamiamole così, che possono fallire da un momento all'altro. Infatti facevo parte di una banca fallita, Banca Marche, che poi è stata rilevata da UbiBanca. Abbiamo cominciato a riflettere sul quale fosse il modo migliore per poterci salvare, per poter salvare i nostri risparmi in sicurezza. E quindi abbiamo iniziato ad interpellare varie società che vendono oro. Io personalmente ho fatto vari contatti, ne ho parlato con tanti perché sono una persona abbastanza scrupolosa e abbastanza pignola. Ma nessuno, proprio come diceva prima Massimo, nessuna di queste società, anche persone splendide, ci mancherebbe, ma nessuna mi dava la sicurezza del poter toccare e vedere il mio oro. Perché mi sono detta, io devo fare un atto di fede. Sì, verso, faccio il mio piano di accumulo piuttosto che investimento in un'unica soluzione, ma poi alla fine, non lo so, ci sarà il mio oro, non ci sarà, dov'è, in quale sede, in quale stoccaggio. Non lo so, e tutto questo ci aveva lasciati sempre molto perplessi e dubitanti. Dopodiché, la provvidenza arriva sempre attraverso un nostro amico economista di Milano, una persona fuori dal sistema come noi, una persona veramente illuminata, ci ha referenziato, una società svizzera che si chiama Resonor. E nella fattispecie il direttore commerciale, che lui conosceva personalmente da tanti anni, un ragazzo italiano veramente in gamba, che si era trasferito in Svizzera da qualche tempo. E quindi noi,
siamo partiti, siamo andati, abbiamo preso un appuntamento e siamo andati a dare un'occhiata perché appunto parlavamo insomma di risparmi cospicui per cui volevamo essere sicuri e visto che era abbastanza vicino alla Brianza dove abita il mio compagno, siamo andati a Lugano e abbiamo trovato una realtà veramente straordinaria. Quando risuonano le cose si comprende subito. Quindi a parte la società allocata al centro, nella piazza centrale di Lugano, quindi anche la sede meravigliosa. Il direttore commerciale è una persona squisita, i titolari non ne parliamo, siamo tutti in linea, in sintonia, da quel punto di vista ci siamo capiti, ma anche un caveau di proprietà davvero straordinario, ma una cosa veramente un altro mondo, davvero. Per cui abbiamo parlato a lungo e assolutamente ci siamo affidati a loro con la massima serenità, perché abbiamo capito che era quello che stavamo cercando. Cercavamo sicurezza, cercavamo un'azienda storica, perché la Resonor esiste da ben 37 anni in Svizzera ed è sicuramente una delle società più affidabili, ha una reputazione di ferro, una società solida, considerate che ha 1.600.000 franchi di capitale sociale interamente versato, serve 1.000 clienti private in tutto il mondo. Quindi etica, etica, persone etiche, persone semplici, di una semplicità disarmante ma di una levatura alta. Per cui abbiamo detto finalmente abbiamo trovato quello che stavamo cercando. E a questo punto abbiamo deciso di investire i nostri risparmi, e sia personali che familiari. Dopodiché, ormai con Gabriele Bondioli, questo è il nome del titolare, scusate, del direttore commerciale svizzero, mi ricordo, eravamo sulla porta e ci dice: ma sapete che noi stiamo rilevando un Bancometalli ad Ancona, la mia città? E io sono rimasta un po' colpita, dico: in che senso? Dice: no, perché noi abbiamo un progetto, un sogno, quello di portare l'oro fisico svizzero in tutte le famiglie italiane. Al che ho detto: ci picchia qua è una cosa particolare, proprio ad Ancona poi colpisce, no, la mia città. Insomma, ve la faccio breve, non vi voglio tediare oltremodo. Sostanzialmente la Resonor ha rilevato questo Bancometalli già esistente ad Ancona, questo lo ha fatto a luglio di 2 anni fa, quindi è una start-up, ma in realtà non guardate la start-up perché ha alle spalle una società veramente stimata in tutto il mondo, la Resonor, perché comunque la maggioranza, il 75% del capitale sociale del Bancometalli italiano è detenuto dalla Resonor, quindi possiamo stare più che tranquilli e abbiamo iniziato a portare avanti questo progetto. Perché dico abbiamo? Perché io e noi eravamo semplici clienti, poi però mi hanno chiesto di collaborare con loro. Perché? Perché qua c'è un progetto ampio, un progetto sociale di cooperazione, di aiutare le persone in Italia, perché qua c'è molta ignoranza sull'argomento, a conoscere lo strumento dell'oro. Io per prima sono stata 26 anni in banca, vi dicevo, ma nessuno mi ha mai parlato di oro. Ma perché? È semplice, perché l'oro porta vantaggio al cliente. Tutto il resto, polizze, assicurazioni, fondi comuni, azioni, obbligazioni, ETF, chi più ne ha più ne metta, porta vantaggio all'intermediario, perché ovviamente lì poi tra l'altro ci sono anche dei costi di gestione che il cliente neanche conosce, io perdonatemi, sì, che sono occulti e per cui alla fine quando sei in perdita o quando hai guadagnato lo 0,5% lordo c'è un perché, perché tutta la fetta se l'è mangiata la banca, perché così funziona purtroppo. Per cui io ho accettato veramente con grande soddisfazione, con grande gioia, perché è una missione oltre che una professione. A me non interessava portare avanti il progetto perché stavo già bene così, però me ne sono innamorata sia del progetto che delle persone straordinarie che ne fanno parte. Quindi Gabriele ha selezionato 3 persone straordinarie, le ha corteggiate per più di un anno, che sono i nostri direttori commerciali italiani. Quindi persone incredibili, credetemi, professionisti di altissimo livello che hanno fatto Fabiano e Filippo, Fabiano De Marco e Filippo Barbieri, hanno fatto per 30 anni consulenti finanziari, Filippo lo fa tuttora, hanno avviato la banca Fineco,
Sono persone di una levatura incredibile, credetevi, umana e professionale. Cioè, ci siamo innamorati di loro e c'è anche Luigi Leonardi, che è stato un imprenditore, il terzo direttore commerciale, che è una persona incredibile. Quindi ci siamo trovati a casa e abbiamo detto, cioè, perché no? Perché non avere la possibilità di stare con queste persone e di collaborarci? Per cui ve la faccio breve. Il Banco Metalli Elior Golden Age ha un ufficio, tra l'altro, fisico ad Ancona, nella mia città, di cui mi hanno chiesto di essere la responsabile, anche se a distanza, perché poi non ci sono quasi mai, c'è la segretaria, ma comunque è proprio per un discorso di stima e di affinità reciproche. E noi offriamo due tipi di prodotti. Noi offriamo in modo semplice e trasparente. Abbiamo il piano di accumulo. E abbiamo l'acquisto in unica soluzione. Quindi vi riassumo brevemente la tipologia di questi prodotti. Il piano di accumulo ha un importo minimo mensile di 100 euro, una durata minima di 60 mesi e una durata massima di 420 mesi. Quindi un prodotto molto semplice, molto flessibile perché si ha la possibilità di sospendere i pagamenti consecutivamente o non fino a 36 mesi, e durante questo periodo la custodia è già compresa. Si ha la possibilità un anno dopo, dalla sospensione del piano di accumulo, dal termine del piano di accumulo, di riflettere su ciò che si vuole fare e la custodia compresa, ma soprattutto per entrambi i prodotti, qual è la cosa straordinaria che diceva già Massimo? Il fatto che voi da clienti possiate andare in qualsiasi momento vogliate a Lugano, vi prendete un appuntamento, entrate nel caveau privato, che non è un caveau che dipende da nessuno, questo pure è importantissimo, e siamo tutti in linea su certi argomenti, e voi potete toccare il vostro oro, vi ci potete fare un selfie, ve lo potete portare a casa se volete, ma ovviamente quello è sconsigliato, ne fate quello che volete. Quindi il fatto che diciamo si debba fare un atto di fede qua non c'è, perché non c'è fede. Ma c'è concretezza, c'è realtà, si tocca con mano. Questo è molto importante secondo me. E quindi vi dicevo, torno al piano di accumulo. Quindi il piano di accumulo applica a noi un'altra cosa, come diceva Massimo, noi crediamo in una filosofia, la filosofia vincere vincere, cioè che dobbiamo essere tutti contenti perché il cliente deve conoscere in modo trasparente e noi glielo permettiamo. I costi di questa operazione proprio fino all'ultimo centesimo. Noi spieghiamo anche i 2 euro che prende lo Stato, noi lo diciamo proprio per etica e correttezza ogni mese sulla fattura che emette, quindi non omettiamo nulla. E il cliente può rendersi conto da sé sia quello che deve pagare e sia che le condizioni sono davvero straordinarie, perché qua non vogliamo sfruttare né spremere nessuno. Ma vogliamo far sì che le persone possano tutelarsi in modo veramente sereno, avere protezione e sicurezza, ma senza essere spellate, scusatemi il termine, come avviene in altre realtà, in altri contesti di cui vi ho parlato prima. Questa è una cosa che io apprezzo tantissimo ed è un motivo in più per cui ho deciso di collaborare. Poi parliamo anche di un'altra cosa importante, vari altri aspetti, scusatemi, sarò un po' prolissa, ma ci tengo a dirvi queste cose. Considerate che l'oro svizzero è oro etico, quindi il nostro oro, l'oro che acquisterete se vorrete ovviamente con Elior, è un oro etico nel senso che non ha utilizzato manodopera minorile, fa sì che le condizioni dei propri dipendenti siano condizioni umane e fa sì che l'oro non venga estratto con il mercurio, altamente nocivo. Quindi questo abbiamo proprio la Svizzera ha firmato un protocollo recentemente per cui voi siete sicuri che l'oro, il vostro oro non ha fatto del male a niente e a nessuno. L'oro svizzero, il nostro oro svizzero riporta un marchio Good Delivery e significa che è un oro ovviamente blisterato, il lingottino è tutto blisterato, quindi in qualsiasi parte del mondo voi vi recchiate e avete in mano e in tasca il vostro lingottino. Praticamente succede che questo è più di un assegno circolare, cioè nessuno ve lo andrà a peritare, non è necessaria una perizia per vedere il valore dell'oro, se è puro o non è puro, perché è già una garanzia assoluta.
E questa cosa non è da tutti. Per esempio, l'oro italiano non riporta il marchio Good Delivery, quindi anche l'oro raffinato in Italia. Quindi anche questo è un plus. Poi la cosa appunto più importante è che il vostro oro è raffinato, custodito e assicurato in Svizzera. Cosa vuol dire? Che i vostri lingotti sono garantiti e coperti da una polizza assicurativa a primo rischio della Helvetia Assicurazioni, che è la compagnia top a livello mondiale di assicurazioni, che nel caso in cui ci sia un furto o una rapina presso il cavo Resonor, considerate che è un cavo al primo piano, quindi è particolare anche questa cosa per maggiori ragioni di sicurezza, ma ipotizziamo, diciamo, i casi più infausti, in quel caso voi verrete rimborsati integralmente al valore dell'oro nel momento in cui avviene il furto o la rapina, ovviamente, non al momento in cui è stata stipulata la polizza, avete iniziato il contratto. Quindi questi sono aspetti, a mio avviso, assolutamente importanti. E quindi torniamo invece al discorso dell'oro, quindi del plan, ve l'ho detto, viene applicato uno spread che viene ammortizzato in funzione della durata, poi dopo ovviamente adesso non scendo nel dettaglio, ma se sarete interessati chiedete pure a Massimo e poi vi potremo supportare in questo. E quindi il prodotto è estremamente flessibile e davvero alla portata di tutti. Poi abbiamo lo One, l'Elior One, che è invece un prodotto per coloro che hanno già delle somme a disposizione. L'Elior One parte da 100 grammi, quindi diciamo, ai tagli di 100, 250, 500 e 1 chilo. Anche qui c'è la custodia, quindi diciamo, vendiamo il pacchetto tutto compreso, custodia e ovviamente spread. Poi dopo ovviamente a seconda del taglio ci sono vari spread, adesso non mi voglio dilungare, però diciamo che per la grammatura più piccola si può arrivare dai 5 ai 10 anni, per la grammatura più grande, per il chilo, si può avere anche la custodia ad 1 anno. Ecco, questo è diciamo, sono le caratteristiche più importanti. Dopodiché, che altro? Vi posso dire che noi qua siamo protetti, siamo sicuri, abbiamo proprio la sicurezza, la rivalutazione, la libertà, perché sappiamo che cosa fa l'oro, questo ce lo insegna Massimo molto meglio di me, e sicuramente possiamo dire anche che, oltre a questa possibilità di tutelarci, di metterci al sicuro, proprio investendo i nostri risparmi in sicurezza assoluta, la Elior, vi dico anche questo, sta selezionando delle persone. Noi siamo circa 250 consulenti oro in tutta Italia attivi, ma nei prossimi 5 anni Elior vuole arrivare a 2000 consulenti. Noi siamo una rete professionale, nel senso che se vengono selezionate figure professionali di un certo tipo, ve ne dico alcune, avvocati, commercialisti, consulenti finanziari, piuttosto che imprenditori, piuttosto che bancari, ecco, diciamo una rete un po' selettiva. Però, se voi vi sentite che potete avere delle caratteristiche che possano comunque essere gradite e vi sentite di magari mettervi in gioco per avere un piano B, piuttosto che per avere un piano A, piuttosto che portare avanti una missione davvero ad alto valore etico, fatemelo, fatecelo sapere, perché poi avremo la possibilità di mettervi in questo percorso di selezione, perché noi stiamo selezionando tutte le persone che si sentono di aderire al nostro progetto e ai nostri ideali, soprattutto, perché comunque tutto deve essere in perfetta armonia. Quindi io ringrazio nuovamente Massimo per questa possibilità, grazie davvero di cuore. Mi sento proprio di dirvi che vi potete fidare ed affidare ad Elior, perché abbiamo a cuore la vostra serenità, la vostra protezione, e sappiamo che vi stiamo offrendo l'oro migliore del mondo. Ecco, questo proprio con il cuore in mano. Quindi grazie ancora Massimo e grazie per la vostra attenzione. Buona giornata a tutti. Grazie Claudia, molto bene, sei stata chiarissima. Allora, diciamo questo, che l'impostazione che possiamo dare, che vogliamo dare, no? Per coloro che hanno poi desiderio di investire in oro, è quella. Ovviamente ognuno deve sempre fare le proprie ricerche, questo l'abbiamo
detto tante volte, no? Ma non soltanto per loro, un po' per il piano B, per qualsiasi cosa della vita, soprattutto quando poi si deve decidere, no? Di affidare magari 30, 40, 100 mila euro, quindi risparmi, no? Soldi messi lì, risparmiati con grande sacrificio. E la cosa peggiore da fare è tenerli in banca senza fare niente, perché almeno il 10% se ne va ogni anno mangiati dall'inflazione, la tassa occulta, che è tra le peggiori, no? Cose purtroppo che bisogna subire perché non ci si può fare niente. Quindi dovete sempre approfondire. Ora, purtroppo, se chi mi segue da un po' di tempo si ricorda. Si dovrebbe ricordare che io, quando abbiamo iniziato, quasi all'inizio, no, a fare questa operazione, vi avevo detto che avrei cercato di fare una ricerca di mercato per mettere insieme, selezionare i competitors migliori in Italia e che poi l'avrei messa a disposizione. Questa, diciamo, relazione, chiamiamola così, no? Non è poi mai volutamente stata pubblicata da me perché non credo che sia una cosa simpatica da fare. Però io tutte le informazioni, soprattutto sulle aziende italiane, ce le ho. Cioè, se uno ha linea di massima, mi chiama, sono cose che se ne parla personalmente, non si può dire sempre tutto in pubblico, lo sapete. Alcune cose bisogna avere un attimo insomma, no, di delicatezza, di attenzione e sembra di poi di voler parlare male della concorrenza. Non è che se ne parla male della concorrenza, però poi le cose in sede privata si devono dire, no? Ecco. E quindi mi sono reso conto che purtroppo in Italia c'è questa mentalità per cui poi ti devi sempre beccare la piccola fregatura, cioè se sempre quel dettaglietto, no? Quella nota nel contratto di cui non ti parla nessuno, che poi in linea di massima è come ti fregano. Ecco fatto. E quindi io non ho poi iniziato nessun tipo di rapporto di collaborazione, oppure pubblicato questa cosa qui perché mi sono reso conto che la maggior parte delle aziende italiane nel settore dell'oro non sono credibili, non sono affidabili, non sono credibili, poi stoccano in Italia e io assolutamente non ne voglio neanche sentire parlare di stoccare in Italia. E ricordo che mi risulterebbe, il condizionale è sempre d'obbligo quando non si ha l'assoluta certezza di quello che si dice, che per stoccare in Italia sia necessario dal tesoro un'ulteriore licenza che si può chiamare licenza conto terzi, stoccaggio conto terzi. Questa licenza, siccome ci sono stati degli imbrogli in passati, non viene più rilasciata. Sembra che due aziende ce l'abbiano in Italia, sia disponibile in Italia. Sembra, perché a me io l'ho richiesta a queste due aziende, tre aziende. Ma una non ce l'ha di sicuro e non me l'ha fornita, un'azienda di Milano, per correttezza non faccio il nome, quindi stocca oro senza licenza, perché non me l'ha fornita. Le altre due non lo so, ci sto ancora lavorando, perché non è facile ottenere queste informazioni. Però mi hanno detto che senza la certezza dell'esistenza di questa licenza conto terzi, che non è la licenza per vendere dell'oro, ma è quella che ti permette legalmente di stoccarlo, chi sottoscrive un accordo per poi stoccare il proprio oro all'interno di questi caveau non è protetto dalla legge, cioè in un certo senso rimane fregato, rimane vittima di una truffa, anche se non lo sa. Vedete com'è complessa la situazione in Italia? Poi ve lo dicevo, sono sempre più complicate le cose. Quindi qual è la soluzione, ho pensato io, no? In questo grande bailame è quella di stoccarli in Svizzera, perché io in Svizzera non saranno perfetti, però siccome è più di 100 anni, no? Che trattano la finanza, tutte le cose e le fanno bene, anche per mia esperienza personale, perché a un certo punto la mia famiglia decise di portare soldi all'estero e quindi poi io ho conosciuto il direttore della banca di Gottardo, banca che non esiste più, siamo
sono diventato amico di famiglia, mi sono trasferito un anno a Lugano, tutte cose che per esempio Diego sa, quindi non è che vi parlo di cose. Conosco il Lugano e il Ticino perché ci ho vissuto e ci ho studiato un anno, quindi conosco la mentalità, capisco la differenza. Ho in Svizzera ho imparato due cose importanti: la pulizia, vabbè, questa magari non c'era tanto bisogno, ma soprattutto la puntualità e la serietà nel lavoro. Quindi io, più meglio della Svizzera, sinceramente, dove vuoi andare? Poi sto facendo, approfitto per dire che sto facendo un lavoro piuttosto importante, che è quello di cercare di capire bene bene come mai molte organizzazioni hanno sede adesso in Svizzera, per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il World Economic Forum, molte altre, l'UPU, che è un ufficio delle poste universali che è importantissimo, di cui poi magari un giorno dedicherò con grande soddisfazione di Duilio un approfondimento sulla materia, perché non ne ha ancora mai parlato nessuno in Italia. È tutto nella trilogia, eh? Perché sono abbastanza convinto che queste regolamentazioni speciali concesse dalle Nazioni Unite a queste che possiamo chiamare sovrastrutture, conferiscono da un lato l'immunità diplomatica, come se fossero a tutti gli effetti questi dipendenti dei dipendenti delle Nazioni Unite, stessa cosa, quindi addirittura forse anche con passaporto diplomatico se necessario, e quindi diventano intoccabili, quindi sono come se fossero in un territorio neutrale, la Svizzera, la polizia svizzera, nessuno può fare niente. Dall'altro lato godono di una legislazione particolare che ricade sotto il trust internazionale, cioè quello definito all'AIA, negli anni, mi sembra, 50, per cui non pagano tasse. Ecco la ragione principale per la quale sono pochino tutti lì, in particolare sono a Losanna, l'UPS a Berna e sono a Ginevra. Ecco, poi Zurigo, per quello che ho capito io, è più una cosa di banche. Ecco, una cosa di banche. Io ho qui davanti a me le 44 sovrastrutture, organizzazioni di ordine, tutti di diverso ordine, tipo vendita, associazioni di vendita di armi, settori militari, ce ne sono tantissime, se volete ve li leggo. E sono abbastanza convinto, ho finito la prima parte della ricerca per quello che riguarda la Svizzera. Benissimo. Grazie all'aiuto di Mariella, che è un avvocato che mi è venuta anche a trovare qua. Questa documentazione me l'ha cercata lei, è in relazione anche al discorso famoso dell'FF, che vi dico, del Trust in generale. E però adesso va conclusa, perché questa è, diciamo, la parte che rappresenta le organizzazioni presenti in Svizzera, però sono abbastanza convinto che ci siano delle regolamentazioni similari che determinano l'immunità diplomatica, così come l'esenzione dalle tasse in America. E in America ci dovrebbe anche essere in questa lista, in questo elenco di sovrastrutture, anche tutte quelle aziende che operano nell'oro. Capite? Quindi io sono abbastanza certo che anche soprattutto i più grandi, i più grossi, godano di una sorta di immunità diplomatica, perché all'interno di un caveau dell'oro, statisticamente parlando, o lo svaligi, va a venire, rubi tutto, se no all'interno non ci può entrare nessuno, in qualsiasi circostanza. Io ricordo, per battuta, ma non è neanche tanto una battuta, che nemmeno Hitler, durante la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente più per ragioni politiche, no, che militari, ebbe la possibilità di andare in Svizzera e confiscare l'oro, perché se avesse voluto ci poteva andare, così come ha fatto questa operazione, capite, in mezzo Europa, la poteva fare anche in Svizzera. Non c'è potuta andare per ragioni che in parte vi ho già anche accennato, che mi seguono lo sanno, mi voglio dilungare molto, magari poi le spiegherò nel volume 4 della trilogia, va bene? Che è comunque in produzione, perché poi tutti questi interventi che faccio, come si dice, se Dio vuole, se un giorno Dio vorrà, mi darà la forza di rimettermi lì
e di lavorare sul capitolo quarto. È un lavoro che da un lato farei con grande piacere, dall'altro non lo farei certamente per ragioni monetarie o economiche, perché purtroppo queste cose sono argomenti, no? Sono letture di nicchia. Ora poi la trilogia la do anche gratis, quindi magari se lo faccio do gratis anche quello lì. Ecco, però la gente non investe, non legge più, purtroppo, al giorno d'oggi. A maggior ragione io faccio questi interventi che vanno sempre a 360 gradi per cercare di, per quello che posso fare, di sensibilizzare il più possibile e di far veicolare altre verità. Perché, soprattutto dal punto di vista storico, perché poi se non si capiscono come sono successe le cose, non si capisce da dove si viene, ci si dimentica da dove si viene e poi si finisce per ripetere gli stessi errori. Quello sta succedendo oggi. E poi noi qui siamo in un gruppo ristrettissimo di persone, no? E pensate che la maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone non hanno nemmeno voglia di ascoltare, di approfondire, di cercare di capire la verità. Non sono interessati, come Jordan Maxwell ci ha ricordato tante volte. E purtroppo anche lui alla fine della carriera ha dovuto ammettere, ci ha speso 40 anni ed è morto povero. Cioè, non c'è niente da fare, arrivi a un certo limite, però lo devi fare e con la consapevolezza che le tue ricerche interessano allo 0,01% della popolazione. Perché è chiaro che se interessassero il 20-25% delle persone, beh, da un lato si può dire che oggi anziché essere in 9 saremmo in 90.000, no? Ecco, quindi mancano alcuni zeri. La Cabala ci ricorda che gli zeri non contano niente, e va bene, conteranno nulla, ma se io adesso parlassi a 90.000 persone, naturalmente, cosa ne pensate? Sarebbe una cosa molto diversa. Ma siamo in 9, poi magari so che altri 20, 30, 40 persone, forse anche un po' di più, l'ascolteranno in registrata. Va bene così, benissimo, però purtroppo dobbiamo anche essere molto realistici e capire che anche il discorso dell'oro è un lavoro difficilissimo da fare perché hai praticamente tutti contro, come ricordava prima Claudia. Io ho scritto un report che è presente sul mio sito menteaperta.net brevemente e nel quale io presento il lavoro del il libro di Ferdinando Lips, Guerra all'oro o Le guerre all'oro, e lui spiega nel corso di questi 70, 80 anni, 100 anni della Costituzione della Federal Reserve nel 1913, 1914 e nel report ho aggiunto le banche che l'hanno costituita. Quindi dovrebbe essere una banca federale, ma di federale di Stati Uniti ha ben poco, perché quasi tutte le aziende, le banche che l'hanno costituita sono tutte banche europee. Quindi solo formalmente possiamo dire che JP Morgan, solo formalmente, perché anche lui credo che sia nato in America, ma non era americano, la famiglia era anche lui anglosassone, credo da proprio da Londra, insomma, praticamente il sistema finanziario internazionale, seppur ovviamente con sede importante a Wall Street, Wall Street che io chiamo il luogo dei maghi, lo sapete, no? Perché lì si fanno le magie finanziarie, le ultime magie finanziarie sono state pensate in parte lì, cioè adottate lì e in parte pensate lì e pensate anche nella City di Londra. Ovviamente controllano quasi la finanza mondiale. Che non pensate che in Asia la banca centrale cinese sia completamente indipendente dal sistema finanziario ideato originariamente nella City di Londra, perché non lo è. E questo lo testimonia che cosa, Diego? Testimonia, scusa, non ti voglio disturbare, lo chiedo a te perché te sai la risposta, anche Duilio. Perché il governatore, te lo dico io, governatore della Banca Centrale Cinese, che dovrebbe essere messo lì da
dal partito cinese, la Cina, che ovviamente è ostile all'Occidente, che poi ora fanno la guerra, una cosa e quest'altra. Così come il rappresentante russo, fanno tutti parte di questa elite, confermata anche dal loro sito, potete andarla a controllare tutte queste cose. Fanno tutte parte di questo inner circle presente alla BIS di Basilea, che è la banca delle banche. Quindi vedete, alle sovrastrutture tira un'aria completamente diversa, no? Da quella che poi ci fanno invece respirare a noi. Loro sono tutti d'accordo in quello che fanno, non ci sono tutti a livello di amicizia, ovviamente sono tutti, io non lo so, usiamo sempre il condizionale. Probabilmente, meglio dirla così, sono tutti fratelli, così chi mi segue capisce cosa intendo dire, e su questo io non ci avrei neanche niente da obiettare, perché ovviamente un minimo di riservatezza in questi ambienti è necessario, va bene, quindi quando uno è sotto giuramento è sicuramente più corretto di quando uno non è sotto giuramento, perché altrimenti poi, lo sappiamo, le persone cambiano idea, no? Cambi idea e non hai nessun vincolo con nessuno e ti puoi permettere di fare certe cose, ma quando sei sotto giuramento non la cambi idea così facilmente, non la puoi cambiare. Il mondo funziona così. Quindi questa democrazia che ci hanno venduto può andare bene perché ci dà, fino adesso ci ha concesso un minimo di libertà, almeno così formale, non nella sostanza. Però dobbiamo lavorare molto di più se la si vuole preservare. Quindi questo disinteresse a me disturba perché purtroppo non queste persone non capiscono che anche loro devono dare il proprio contributo per preservare quel poco di libertà che ci hanno concesso sino adesso. Altrimenti perderemo anche quello. Comunque cerchiamo di essere sempre positivi. Come abbiamo detto Claudia, anche quando ci siamo sentiti l'ultima volta, consapevoli che andiamo incontro ad una situazione che dal punto di vista generale potrebbe essere abbastanza e sarà abbastanza difficile per molti anni. Poi forse c'è una scadenza, nel libro si può, nella trilogia, come ho parlato diverse volte, si può individuare una scadenza importante dei 500 anni, va bene? Io lo chiamo così poi. Però egoisticamente parlando, siccome si parla di oro oggi, egoisticamente parlando, che per chi lavora cerca di fare un po' di promozione di oro e magari cerca di farlo anche seriamente, e per chi investe d'oro siamo in una botte di ferro, perché come sappiamo, come ci hanno spiegato autori molto importanti, nei momenti di difficoltà la valutazione dell'oro aumenta sempre perché nei momenti di crisi le banche centrali, le istituzioni, i grandi investitori ritornano all'investimento sicuro e all'unica vera moneta che è stata nel corso degli ultimi 6.000 anni rappresentata dall'oro. Ecco, io l'intervento lo finirei qua oggi, non so se c'è qualcuno che ha domande per Claudia. Ecco, libero di fare. Chi Massimo, sei? Finita? Elisa. Ah, ciao, ciao, buongiorno, dimmi. Dici. Ciao Claudia. Ciao, buongiorno. Ciao. Senti, tu hai fatto un discorso rispetto alla garanzia del loro svizzero, adesso hai detto il nome ma non lo ricordo, e hai detto che loro rapinato in Italia non ha questa garanzia. Golden, adesso non ricordo la definizione. Però l'oro acquistato da Elior è oro raffinato in Italia, giusto? No, l'oro raffinato, l'oro di Elior è raffinato in Svizzera. E poi non era riferito alla rapina, ho capito bene? No, 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 no. Ah, scusa. il Golden, hai detto un nome? Sì, il Good Delivery, Good Delivery, marchio Good Delivery. Esatto, quello. Sì. No, l'oro è raffinato in Svizzera, il nostro oro.
Io avevo capito che fosse raffinato No, presso questa Banco Metalli Italiano. no, 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 no. Allora, l'oro sia, cioè l'oro acquistato attraverso Banco Metalli Golden Age col marchio Elior è raffinato in Svizzera, custodito in Svizzera e assicurato in Svizzera. No, no, è un oro svizzero, quindi è l'oro più apprezzato a livello internazionale, perché comunque l'oro svizzero, tra tutti gli oro 999.9, è quello in assoluto più apprezzato, perché la Svizzera produce il 65% dell'oro mondiale, figuratevi, quindi è proprio l'oro, il super oro. La parte italiana è solo, diciamo, per il discorso dell'acquisto e del. Esattamente, esattamente, perché la società svizzera non avrebbe potuto operare direttamente in Italia perché sarebbe stata fuori legge. In questo caso, invece, le leggi italiane richiedono che ci sia un Banco Metalli italiano, ovviamente con tutte le autorizzazioni della Banca d'Italia, ed è per quello che hanno acquisito il Banco Metalli già esistente, proprio per accelerare il processo, diciamo. E per cui diciamo possiamo operare tranquillamente su tutto il territorio nazionale attraverso il Banco Metalli Golden Age, che non è altro che una, come dire, un braccio lungo che proviene dalla Svizzera e che può operare in Italia, ma l'oro è sempre svizzero. Ok, perfetto. Grazie. Ma di nulla, un piacere. Altre domande o commenti? Buongiorno Claudia, io avrei due domande, se si può in questa sede. Lo spread per un piano di accumulo dipende dall'importo finale del piano d'accumulo o è uguale per qualsiasi piano d'accumulo dal minimo a quello infinito? Una. Due. Nel caso della Elior One, che mi sembra sia la soluzione, cioè l'acquisto in unica soluzione, tu hai detto che ci sono delle fasce, nel senso fino al chilo, sotto il chilo si può, cioè il contratto è della durata di 5-10 anni, giusto? Mentre invece sopra il chilo può essere anche di un anno, ma nel caso di acquisto inferiore al chilo, c'è comunque la disponibilità in caso di necessità o no? Grazie. Prego Felix, grazie per le domande. Allora, per quello che riguarda lo spread è il medesimo per tutti, diciamo, per tutto il montante finale che si sceglie e diciamo l'incidenza, diciamo che lo spread si ammortizza in base alla durata del piano, quindi più il piano è lungo e meno l'incidenza come costo annuo medio ponderato è inferiore. Ecco perché poi diciamo, va creato proprio a noi piace creare il vestito su misura in base alle esigenze delle persone, ma lo spread è lo stesso, è il medesimo sul plan. Per quello che riguarda il discorso dello yuan, ti confermo che l'oro ha la possibilità, l'oro scusami, da un chilo, il lingottino da un chilo può essere custodito anche ad un anno, e gli altri, tutti gli altri tagli, 100 grammi, 250 grammi, 500 grammi e un chilo, possono avere durata o 5 o 10 anni. E in qualsiasi momento, questo non l'ho detto e chiedo scusa, in qualsiasi momento voi desideriate, voi potrete richiedere il rimborso parziale di ciò che vi serve, qualsiasi cosa serva, e vi viene accreditato in un conto corrente a voi intestato ovviamente per ragioni di antiriciclaggio, quindi colui che ha acceso il contratto poi diciamo deve esserci la corrispondenza col conto corrente, ma questo conto corrente può essere in qualsiasi parte del mondo. Quindi voi potete ricevere i soldi in qualsiasi parte del mondo. Ma visto che siete, diciamo, tra i top, siete sul podio a livello di azienda, ma nessun Banco Metalli, azienda del vostro calibro, ha pensato mai di aprire una banca collegata alla vostra azienda? Una banca? Non ho capito, cioè una banca in che senso, Felix, perdonami. Nel senso che il Banco Metalli di Ancona è stato acquisito dalla Elior. La Elior,
come holding non ha mai pensato di aprire una banca, visto che detiene l'oro e potrebbe anche trattare tutto, Ma diciamo, no, internamente? diciamo no, la banca no, perché la banca non piace a nessuno, perlomeno sarà che ci sono stata dentro 26 anni, ci sono delle dinamiche che sicuramente non sono a vantaggio dei clienti, quindi a noi, cioè noi siamo venditori di oro, specializzati in quello, non ci interessa altro, diciamo noi già il nostro servizio, a supporto della clientela ci piace questo. Siamo puristi, diciamo così, e non ci interessa fare altro, banche, no, no, poi lì ci sono delle dinamiche, a mio avviso, che non ci piacciono. Ecco, diciamo così, a noi ci piace, come diceva anche Massimo, la trasparenza, l'etica, la correttezza, quindi noi poniamo sul piatto il nostro prodotto senza punti di ombra, senza grigiori in giro qua e là. E basta, a noi, cioè diciamo l'azienda, le aziende sono specializzate in oro, quindi in raffinazione di oro, non direttamente ma a nostro tramite, e in custodia, perché comunque questo caveau, se avrete modo di visitarlo, è qualcosa di straordinario, quindi non ci interessano altre cose, servizi collaterali, perché alla fine di banche ce ne sono tante, ma di aziende che ti permettono di accedere al loro fisico svizzero con quelle caratteristiche sono poche, quindi noi preferiamo distinguerci, diciamo, in questo settore. Ecco, spero di averti risposto Stata bene. chiarissima, chiarissima, grazie. Grazie, L'ultima grazie a te. domanda, ma Prego. la funzione quindi del Banco Metalli di Ancona, ma in Sì? quel Banco Metalli ci sono comunque dei cavò o No, no? no, nulla. No, no, no. È solo diciamo, è una questione burocratica, chiamiamola così. Cioè il Banco Metalli fa da tramite, ma noi non abbiamo neanche oro da vendere nella sede, non ritiriamo oro come fanno i Banco Metalli, quindi diciamo è una questione burocratica che era necessaria alla Resonor per accedere al mercato italiano con le carte in regola, come richiesto da Banca d'Italia e come richiesto da tutti gli organismi italiani. Per cui no. Non c'è nulla, diciamo, quello è proprio da tramite, ma a livello, diciamo, di pratica, a livello contrattuale. Se posso intervenire un attimo sul punto che precedente, allora mi sembra felice che stavi praticamente chiedendo se non avevano pensato di fare una banca, va bene, con la garanzia dell'oro, utilizzando l'oro come garanzia. Era questa la domanda? Diciamo di sì, visto che tutte le altre banche non si capisce bene se l'abbiano o meno l'oro. Beh, questa cosa qui allora ti do la risposta, perché ti posso, capito io? No, in questo caso qui non te la fanno fare, perché per costituire una banca te devi entrare a far parte dell'associazione, no? Bancaria italiana, e loro hanno il proprio statuto, quindi ti devi adeguare a quelle che sono le regole di tutte le altre banche. Le altre banche usano un approccio ovviamente che non è quello relativo al gold standard. Ci sono però degli esperimenti con delle monete che dicono che sono garantite dall'oro. Un link me l'ha mandato anche Diego un po' di tempo fa, ho guardato, per esempio questa azienda è un'azienda proprio di New York che fa degli investimenti sostanzialmente, raccoglie e dice che gli investimenti sono praticamente garantiti da una riserva aurea. Ora io questo non ho avuto modo di verificare se è vero o se non è vero, però il trend potrebbe anche essere quello, cioè l'ho detto tante volte che la vera soluzione è quando una volta che hanno finito tutto questo progetto che loro hanno in mente, loro sanno bene, molto bene, che l'unica cosa che può dare stabilità ai mercati è il ritorno al gold standard, che poi io ho soprannominato Mineral Standards, nel quale questo grande pool nel quale rientreranno anche le cosiddette commodity. Quindi i BRICS si stanno muovendo in quella direzione lì, questo è un altro esempio, però una banca
In Italia non te la fanno fare, capito? In questa maniera qui, assolutamente, perché figurati, vai a fare una competizione sleale nei confronti delle altre. Grazie, è molto chiaro. Prego. Altre domande? Se no possiamo chiudere anche qua, abbiamo fatto un bel intervento di un'ora, abbiamo dato a Claudio la possibilità di presentarsi, quindi, come ho detto, d'ora in poi, coloro che avranno bisogno di chiedere preventivo, vorranno fare degli investimenti, sarà mia cura. Prego, Erika. No, volevo complimentarmi con la signora Claudia, che mi è piaciuta molto il suo discorso e tutto quello che ha detto. E quindi mi è piaciuta moltissimo questa puntata che hai organizzato. Grazie. Grazie, Erika. Ecco, sì, io come vedete cerco sempre di portare persone che insomma sono in linea, no? Con quello che. Immaginate che quando collaboravo all'inizio, brevemente, con Walter, con, sì, Barotte, con Ubaldo Croce. Organizzavamo queste puntate in cui non parlavo io non dicevo niente, io invitavo delle persone selezionate in una certa maniera e abbiamo invitato anche dei personaggi insomma di un certo tipo, certo Mauro Billino l'abbiamo intervistato 2 volte, ma io non dicevo niente, io ascoltavo. Ecco, e quindi ecco, mi piaceva molto, diciamo, un po' quell'impostazione lì. E oggi io sono stato molto contento che Claudia abbia avuto la possibilità di presentare la propria azienda. Quindi, come dicevo, inizieremo questo rapporto di collaborazione. E Claudia, puoi dirci brevemente il progetto internazionale? Perché sai bene che io sarei interessato particolarmente a quello lì. Ci puoi dire proprio in breve quello che ci puoi dire in questo momento? Sì, certo, volentieri. Intanto grazie per l'apprezzamento, veramente mi fa molto piacere perché poi è proprio storia di vita vera, no? Quindi vi ho raccontato anche un po' di particolari, diciamo, personali, ma per farvi capire, no, da dove si parte, poi le criticità o le esigenze o le percezioni o le sensazioni dove possono portare, no? Se ci lasciamo guidare al divino. Io lo definisco così, poi insomma si aprono strade straordinarie che ti connettono anche a persone straordinarie, appunto. Appunto Massimo ne è un esempio perché comunque nonostante poi non fossimo più andati in Tanzania, comunque è rimasto sempre questo collegamento, questa stima, questo bel rapporto umano, no? Che poi nel tempo ha portato appunto a questa bella collaborazione, se volete, quindi è sempre una cosa molto bella. Per quanto riguarda il progetto internazionale, sì, vi dico 2 parole perché è ancora, come dire, non è ancora ufficiale, è ufficioso, ma lo sarà fra poco, e parla proprio del gold standard per certi aspetti, perché noi crediamo molto sempre in progetti dove si possa dare sicurezza sempre di più, e questa volta i direttori commerciali, che sono dei visionari, veramente sono delle persone illuminate, visionarie, hanno creato questo progetto a livello internazionale che permetterà di vendere gli stessi identici prodotti di cui vi ho parlato, quindi piano di accumulo e in unica soluzione, senza tanti fronzoli, senza cose strane, quindi proprio tali e quali li vedete. Ma ci sarà la possibilità di espandere questa possibilità, diciamo, questa opportunità in tutto il mondo, in tutte le nazioni del mondo. Quindi vabbè, noi facciamo parte dei fondatori addirittura, questo progetto meraviglioso che avrà alla base anche il mondo cripto, per cui ci sarà la possibilità di acquistare oro a livello internazionale. E sostanzialmente verrà creata una sorta di cripto con un sottostante in oro custodito nel cavo a Lugano, quindi massima sicurezza e quindi qualcosa di veramente straordinario e grandioso. Però ecco, non mi chiedete altro perché
non posso dirvi altro, ma è un progetto meraviglioso e che porterà un'ondata di salvezza, un'ondata salvifica in tutto il mondo. Quindi sì, questo partirà presumibilmente verso settembre-ottobre, ma già siamo, insomma, hanno già organizzato tutto, adesso però non vi dico altro, ma è una cosa veramente straordinaria. Quindi si entra nel mondo cripto, si può essere pagati in cripto, si può pagare in cripto, ma... Claudia, quali sì? Cripto? Perché cripto nuove non ci crede nessuno. Non lo so, non lo so, perché, ripeto, io non sono addentro nello specifico, però vi posso dire che ci sarà un sottostante in oro. Poi dettagli tecnici, onestamente, neanche io li conosco in modo più preciso, ma quando sarà il momento poi avremo sicuramente i direttori commerciali che ne parleranno in modo più approfondito. Però, ecco, per ora vi chiedo la gentilezza che vi possa bastare questo, ma... Ripeto, la Elior, il Banco Metalli Elior, che poi avrà un altro marchio che si chiama, questo ve lo posso dire, Exelior, sarà la prima società sicuramente al mondo per la vendita dell'oro. E non è uno slogan, ma proprio sarà una realtà. E ecco, questo è. Quindi... questa domanda perché, allora, un conto è un collegamento tra l'oro e Bitcoin, allora potrebbe avere un senso. Ma se si tratta di entrare nel mondo cripto creando altre cripto, è un rischio enorme. No, non credo proprio si tratti di questo. Però ripeto, siccome io non sono per nulla esperta di cripto e non mi vergogno a dirlo, io sono diventata esperta di oro da zero, ma di cripto non ne so nulla, quindi perdonatemi. però ci saranno ulteriori dati, ma sicuramente conoscendo la loro meticolosità, la loro visione, ma anche la loro pragmaticità, io sono sicura che quello che hanno messo in piedi sarà qualcosa di veramente straordinario, credetemi. Ecco, non aggiungo altro. Va bene, grazie. Prego. Benita, se posso, grazie Claudio, se posso fare una considerazione, appunto non sappiamo, ma a buon senso, succede quello che sta succedendo adesso con l'azienda tedesca. Fino a 6 mesi fa non era possibile acquistare oro con cripto e oggi invece è possibile, e man mano saranno selezionate le migliori cripto, in cui ci sarà sicuramente il Bitcoin, ci saranno le migliori che sai meglio di me, quelle forse quelle prime 5 o 6, in maniera tale che anche se uno ha una cripto che non ha un grande valore, può sempre convertirla in una US, per esempio, DT, e con quella accedere all'acquisto dell'oro, capito? In quel senso lì. Chiaro, no? Benissimo. Ok, allora ricordo velocissimamente gli appuntamenti. Sarò presente, credo, sulla Rana Libera con Flavio, oppure su Fuori dal Pentolone. Abbiamo deciso di spostare l'appuntamento di un'ora, perché lui dice che alle 9 c'è più ascolto, mal di poco. Questo intervento qui io lo dedico principalmente a leggervi qualcosa che io trovo, no, su questi libri che ho, questi attori che ho, e in genere faccio un intervento così di questa natura qui, e poi si apre il dibattito, perché comunque sia noi qui stiamo cercando, quello che dico sempre io, facciamo questi interventi come allenamento, no? Allenamento mentale, perché uno dei problemi che abbiamo, come abbiamo visto, è quello che non si legge più, non ci si approfondisce più niente. E quindi vi dico delle cose. Dopodiché si apre la solita discussione con domande, insomma, di ordine, di vari ordini e tipo, sempre a 360 gradi, possibilmente però rimanendo sul tema. È chiaro. Benissimo. Poi vi comunicheremo se saremo 99 su 100, saremo sulla Rana Libera alle 21 di sera. Il mercoledì appuntamento usuale con destinazione Tanzania. Poi questo, siamo quasi a fine mese, posso annunciarvi che il mese, dunque, oggi siamo al 22, quindi la puntata del 26, sì, saremo su destinazione Tanzania, mentre la puntata successiva del 3 di luglio
la faremo sulla Expat, cioè questa piattaforma che ha creato Flavio. Ogni tanto, appunto, lui dà degli spazi, no? Per presentare le varie realtà in tutto il mondo, e appunto circa una volta al mese dà lo spazio cortesemente anche a me, nel quale io farò un riepilogo generale di tutte quelle che sono le problematiche quando uno deve affrontare il momento in cui viene qua, vuole spostarsi o vuole, insomma, diciamo, venire in Tanzania. E presenterò tutte le varie casistiche con le quali uno può seguire. Va bene? Poi, ovviamente, l'appuntamento del sabato rimane confermato alle 9. Ricordo in chiusura che l'azienda tedesca Ovest in questo momento sta facendo una promozione per i campionati europei, siccome i campionati europei si tengono in Germania, ho approfittato dell'occasione in cui dà dell'argento, no? A fronte di un certo acquisto di oro. L'argento arriva sino al 2%, però il 2% non è tutti i giorni, quindi varia. Oggi, per esempio, è lo 0,9%. Quindi, durante la prima settimana di luglio, secondo le nostre previsioni, fino al 10 dovrebbero essere i giorni giusti. Io aspetto appunto l'offerta migliore, ovviamente, per coloro che sono interessati, e sarà comunicata. Monitoreremo sia io che Walter, diciamo, l'offerta migliore e vi sarà comunicata. Ecco, questo dovere vi dovevo dire questa cosa qui. Altri commenti o domande in chiusura? Proprio l'ultimissima, se no chiudiamo qua. Ecco, tutti coloro che sono interessati possono contattarmi, che non hanno magari ancora investito niente, vogliono investire ancora di più, possono contattarmi e poi faremo la solita chiacchierata. Ricordo che la consulenza sul piano oro e la consulenza sull'oro è gratuita. Benissimo, io naturalmente ringrazio Claudia e saluto anche Ferdinando per l'occasione. Augurando a tutti un buon fine settimana e ci risentiamo alla prossima. Grazie, ciao. Grazie, Ciao a Massimo, tutti. grazie Buona mille e un giornata. caro saluto a Buona tutti. giornata a Ciao, tutti. ciao, ciao. Grazie, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie. Ciao, 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 ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao.